Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e di Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenerli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ed egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Stiamo leggendo questi giorni sempre il Vangelo di San Marco, che in qualche modo ci dà sempre un bel quadro anche su quello che è il scontro diretto contro le forze del male, contro il demonio. Gesù Cristo, nostro Signore, lo è per antonomasia, l'esorcista, colui che è venuto a distruggere il potere del male e ha conferito questo potere, come sappiamo, alla Chiesa in quel famoso mandato: andate, predicate, insegnate, scacciate i demoni. Quindi la Chiesa ha questa funzione non soltanto di predicare, di insegnare le verità della fede, di santificare attraverso i sacramenti e di insegnare attraverso la dottrina di sempre, ma anche quella di guarire le anime dal maligno, da queste forze malefiche che possono, appunto, come dicevo l'altro giorno, infestare persone o luoghi. E oggi in questo Vangelo viene messo in luce come da Gesù usciva una forza, una potenza. Infatti aveva guarito molti, dice il testo, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Ecco, avevano capito, compreso, che Gesù Cristo davvero è una persona eccezionale, un santo. Ma quello che emerge ancora più nel Vangelo è questa professione di fede, anche se viene dalle forze del male. Tu sei il figlio di Dio. Non è la prima volta, ma è già la seconda volta che i demoni riconoscono in Gesù il Messia, il Salvatore. E questo avvenne qualche capitolo primo, questo è il terzo capitolo che stiamo leggendo di Marco. Il primo capitolo inizio già, allora quando Gesù entra così nella sua vita pubblica a predicare, a insegnare, ecco, incontra un demoniato o i demoniati in una persona che dicevano: noi sappiamo chi tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che sei venuto a che fare, noi sappiamo chi sei venuto a distruggerci, a rovinarci, noi sappiamo chi tu sei. Quindi hanno riconosciuto, hanno percepito questa potenza divina che emanava da Cristo. Possiamo e dobbiamo anche cercare di comprendere quello che ci ricorda San Paolo, lettera agli Ebrei. Oggi viene riportato ancora questo testo dove viene sottolineato la natura e anche in qualche modo il fine del sacerdozio, per cui il Signore ha istituito questo mezzo per le anime, il sacerdote. Quindi cerchiamo di comprendere un po' la natura e il fine dello stesso. San Paolo alla fine dice: il punto focale è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote, il punto capitale è questo, dice: noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla destra del trono della maestà di Dio. Il punto capitale, cioè la sintesi di tutto, è questo, che noi abbiamo questo sommo sacerdote che è alla destra del Padre. Quindi
Ogni sacerdozio trae origine e forza da questo sommo sacerdote che è Gesù Cristo, che è alla destra del Padre, che significa che è mediatore. È mediatore in quanto media tra l'umanità, tra l'umano e il divino, nel momento stesso che si è incarnato, si è fatto carne, è venuto in mezzo a noi, ha assunto la nostra natura umana in tutto simile, fuorché nel peccato, come dice San Paolo, in quel momento egli è già sacerdote. Gesù lo è per natura, per essenza. Nel momento che lui assume la natura umana, c'è questa kenosi di Dio, come si dice, questa spogliazione di Dio, questa umiliazione, questo atto di amore, lui è già mediatore, è già mediatore. E questa mediazione viene poi, ecco, messa in luce in modo particolare, ecco, nella Chiesa attraverso i ministri, i sacerdoti, che appunto hanno questo mandato, come dicevo all'inizio, questo triplice mandato di santificare, di governare, di insegnare al popolo di Dio la via verso il paradiso. E quindi nel sacerdote bisognerebbe sempre vedere Gesù e Gesù nel sacerdote, come diceva San Gregorio, questo padre della Chiesa, diceva anche: colui che ieri era confuso col popolo diventa oggi suo maestro, suo superiore, dottore delle cose sante e capo dei sacri misteri. Un semplice uomo viene elevato a questa dignità. Quindi noi dobbiamo cercare sempre più di comprendere questo dono che Dio dà a noi poveri mortali. Finché abbiamo i sacerdoti dobbiamo ringraziare il Signore e attraverso questi possiamo avere sempre la grazia di Dio, l'amore di Dio in mezzo a noi. Questo amore di Dio non è soltanto così una cosa concettuale, ma una cosa tangibile, vera, reale, in qualche modo sostanziale, che, come sappiamo, è presente nell'Eucaristia. L'amore di Dio è presente nell'Eucaristia. Quindi se vogliamo aumentare noi questa capacità di amare, di donare, di perdonare i fratelli, dobbiamo sempre più nutrirci di questo dono, questo pane divino che è Gesù e Eucaristia. L'Eucaristia è l'amore di Dio sceso sulla terra. Per questo anche un grande santo che tutti conosciamo molto bene, San Curato d'Ars, diceva: dopo Dio il sacerdote è tutto. Dopo Dio il sacerdote è tutto. Lui ha le chiavi del regno dei cieli. Tutto quello che lega sulla terra, tutto quello che assolve, consacra, benedice, in qualche modo si rifletterà anche in paradiso. Quindi dobbiamo chiederci anche perché oggi c'è così poca fede o così un grande abbandono dalla stessa. Questo perché non c'è più questa fede nei ministri di Dio, nei sacerdoti. Dobbiamo quindi pregare affinché i sacerdoti siano santi, perché tante volte purtroppo capita che la gente perde la fede, perché non sanno vedere nel sacerdote l'aspetto divino, in qualche modo, elevante, che è in lui sempre, nonostante la sua fragilità, la sua umanità. Noi dobbiamo sempre vedere nel sacerdote quello che lui è, che lui ha ricevuto come natura, diciamo, un carattere sacro, che lo abilita a fare cose sante. Per cui dobbiamo anche sempre distinguere nella Chiesa una santità oggettiva e una santità soggettiva. Non c'è sempre questa santità soggettiva, purtroppo, nei ministri, ma la santità oggettiva c'è sempre. La Chiesa è sempre santa per quello che fa. E quello deve interessarci, noi, popolo di Dio, noi fedeli, noi dobbiamo attingere sempre da questa, dalla Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, se vogliamo dire anche romana, questi doni, questi mezzi che ci santificano, che ci permettano di fare questo passaggio tra una vita puramente umana a una vita divina, elevata. Chiediamo
come sempre la Madonna, colei che è la madre dei sacerdoti, di custodire i suoi figli prediletti, che sono i sacerdoti, e di aumentare in noi anche questa fede e di pregare per loro. Poco vale il criticare, giudicare il ministro di Dio, è molto meglio pregare e sacrificarsi per loro. Per questo Padre Pio diceva anche, qualcuno se si lamentava da lui, perché ti lamenti, ma tu hai già mai pregato per questo tuo padre spirituale o per questo tuo parroco, cosa hai fatto per lui? E quindi possiamo anche chiederci noi abbiamo pregato per i nostri sacerdoti, per i nostri parroci, se questi non sono santi, forse, senza forse, è anche colpa nostra. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.